ma non fa la stupida stasera. Dammi una mano a fai e di desiderelle più brillarelle che c'hai, e un friccico di luna tutta per noi. Fai se ti che... Ombretta, ombretta, senti, ti posso chiedere una cortesia? Vuoi una sigaretta? Ma no, lo sai che non fumo, volevo solo chiederti se avevi visto Samantha. Al diavolo, te e Samantha! E mo che ho detto? Venite, venite, venite a fare carte da me, sono la meglio cartomante di Roma. Ah, oh, ma c'è ancora chi crede a ste fesserie? Ce credono tutti, anzi, tutte. Lo dici te? Ma tutte, tutte? Certo. Senti, mi è venuta un'idea. Mi faresti un favore, dietro l'autocompenso, si intende naturalmente? Ah. Sì, allora, praticamente dovresti fare le carte e dire che... Ma a chi? Non ho capito a chi. A Marcella! E già, perché gira e gira, va a finire che so solo io quella che crede ai tarocchi agli astri, vero? Chissà che fine farò. Ma in fondo se lo dicono le carte, è così. Per me va bene tutto. Tarocchi, astri, satelliti, tutto quanto. L'importante è che prima o poi incontri qualcuno che mi faccia fare un film. Ovviamente come ti fai. Ma tranquilla, ci penso io a farti conoscere un grosso produttore, o un regista, o un elettricista. A che ora ti passo a prendere stasera? Quando vuoi. Tanto sai che non sono capace di dirti di no. Guardate chi ha le carte. Ci credono tutti! Fai e senti che quasi primavera. Beata te che hai tanto successo con gli uomini. Io invece mi devo consolare con questa. Ma arriverà il giorno in cui ne conquisterò uno. E per il mio matrimonio un bel tris di primi. Giusto? Certo. Allora, per primo gnocchi, bucatini alla matriciana, e poi per secondo coda alla vaccinara e un bel pollo con le patatine. Che ne pensi? E poi aspetta. Poi frutta dolce alla Nutella, ovviamente. Mm-hmm. Allora, che ne dici? Benissimo. È mio! No, è mio! Sono arrivato prima io! E io devo togliere il gatto! E io a me! E hai capito? E che volevo fare? Oh, e beh, che è sto casino! Ma me la ripiglio, eh! Oh, ma da qua si vede pure la Sabina in provincia di Rieti, guarda un po' te! Ecco, queste cose avvengono più o meno laggiù, tra i vicoli e le piazzette di Roma. Per esattezza, a Piazza delle Cinque Sole. Ma non possiamo svelarvi di più. Vi aspettiamo tutti al Teatro Agorà dal 13 al 25 di maggio con Se sono rose pungeranno. Ammo, 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 ma per te, ma per me, la speranza.